tutti, buonasera. Allora, siamo qui, siamo arrivati fino all'11 di settembre per riunirci qui come prima manifestazione, diciamo tra virgolette importante, perché quello che sta accadendo in Italia è qualcosa di assolutamente indegno. Purtroppo è dall'altro anno che continuiamo a lottare, sono molti stati gli interventi di personaggi anche illustri della politica italiana, purtroppo molti di loro non ci sono più. Però noi continuiamo a ricordarli, perché quello che ci hanno lasciato dei personaggi così illustri e grandi come uno dei più grandi rappresentanti della storia vaccinale italiana, e parliamo di Giorgio Tremante, sono personaggi che non vanno mai dimenticati. Ma noi siamo qui e continuiamo a ricordarli e continuiamo a raccontare delle verità. Qui oggi con noi abbiamo anche due personaggi illustri di Alba Mediterranea, abbiamo qui Orazio Ferniani e Giorgio Vitali. Adesso Orazio Ferniani farà un'introduzione su quello che è purtroppo un aspetto molto grave di quello che sta accadendo non solo nella politica italiana, ma soprattutto nel mondo sanitario italiano. E quindi vi invito ad ascoltarlo, grazie. Ciao a tutti e grazie di essere qui presenti, perché siamo qui a testimoniare la pertinacia che deve accompagnarci noi, tutti i cittadini italiani, padri, madri, nipoti, nonni, quali siamo noi ad esempio, ma che ci deve sostenere in questa lotta, che non è una lotta di semplice problema sanitario e finisce lì. La storia è molto più varia, più vasta, più lunga e più coercitiva di quello che noi possiamo immaginare in questo momento. Basta ricordare che negli ultimi 40 anni sono state emanate tutta una serie di leggi liberticide di moltissimi diritti dei cittadini, che erano state vinte a premio di lotte sanguinose, a partire dalla Costituzione risorgimentale dell'Ottocento e poi con le guerre successive che abbiamo combattuto sia a livello bellico, sia a livello sociale, sia a livello politico, per arrivare ad ottenere la libertà e la democrazia. Cose che oggi sono termini del tutto fuori luogo, del tutto asettici rispetto alla concreta realtà. Noi siamo qui a cercare di ribadire una nostra convinzione sostenuta dalla Costituzione stessa, agli articoli 34 e 38, che è chiarissima, per noi abbiamo una Costituzione che difende questi diritti come tantissimi altri, in cui i padri fondatori, pure se sotto la spada di Damocle di un conquistatore occupante come gli Stati Uniti, ricordiamocelo sempre, però hanno cercato di dare il loro meglio per cercare di garantire per le generazioni future qualcosa che sussistesse per se stesse e continuasse ad esistere. Cosa che invece oggi purtroppo i nostri cari parlamentari negli ultimi, in particolare negli ultimi governi, ma a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno dovuto intervenire per cercare di sopprimere e di sottrarre quanti più diritti era possibile. Noi oggi ci troviamo di fronte qui al Senato, vicino al Senato, perché la Commissione era all'esame appunto la rivisitazione di questo emendamento infame proposto da quelli che l'altro ieri andavano dicendo che avrebbero tutelato gli interessi delle famiglie, dei giovani, dei bambini e dei genitori, di tutta la popolazione, e cercare di trovare soluzione abrogando tutta una serie di infamità che erano contemplate nella legge 119 del 2017. Invece noi ci ritroviamo qua oggi a dover subire le angherie di quelli che l'altro ieri avevano giustificato la loro elezione, la loro candidatura alle elezioni di 4-5 mesi fa, proprio per propugnando e proprio garantendo agli interlocutori elettori proprio il loro intervento decisivo in merito. Invece questi signori non solo non hanno fatto e mantenuto gli impegni elettorali e politici che avevano preso con la popolazione, ma addirittura stanno proponendo qualcosa di ancora più vessatorio, qualcosa di ancora
ancora più coercitivo e quant'altro. Quindi questo per dire che chi cercano di far sembrare il loro intervento qualcosa di assolutamente irrinunciabile e assolutamente indefettibile, e che è una panzana assoluta, perché proprio l'altro ieri io e Giorgio Vitali abbiamo depositato la 14ª querela contro questa manzata di infami che ci dovrebbe rappresentare l'interesse del paese e invece rappresentano il sistema bancario multinazionale, il sistema farmaceutico e vaccinale internazionale e quant'altro. Allora noi oggi abbiamo la possibilità di incominciare a mettere, a sputtanare, come si dice a Roma, a mettere alla berlina in maniera più educata, diciamo con termini più educati, questi infami che tradiscono la fiducia che era stata riposta in loro. Per fare un esempio, loro dicono appunto che l'obbligo vaccinale è dovuto perché c'è una grave epidemia in corso. A parte il fatto che propugnare e propagandare una situazione di emergenza epidemica si devono percorrere e utilizzare tutta una serie di strumenti che hanno una formula ben chiara e questa non l'hanno mai adita. Ma la cosa più grave è che mentre loro stanno qui a romperci le scatole per zero morti all'anno, parliamo da decenni praticamente zero morti all'anno e 3 o 4 mila malati l'anno, abbiamo altre piaghe d'Egitto molto ma molto più gravi che andrebbero invece tutelate e garantite da strumenti idonei messi in atto da legislazione coerente da parte dei parlamentari. Parlo ad esempio della ludopatia, cioè quella malattia che rovina le famiglie, rovina le esistenze delle persone e che coglie ormai circa 2 milioni di malati gravi, malati da curare riconosciuti come tali. Riconosciuti come tali. Ma parliamo di 83.000 morti per tabagismo all'anno, 83.000 morti e circa 2 milioni di malati cronici che hanno bisogno di assistenza e costano alle finanze dello Stato ben 25 miliardi l'anno. E parliamo di 17.000 morti dovuti all'alcolismo e circa anche qui 2 milioni di malati con cirrosi epatiche e quindi passibili di assoluta assistenza sociale medica, quindi altri 15 miliardi all'anno da spendere per questi poveri disgraziati. Parliamo di 2 milioni di cocainomani che spendono, espandono, mantengono in piedi la malavita, hanno poi bisogno di cure psicologiche, farmaceutiche e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo ad esempio anche di circa 1.000 morti l'anno sul lavoro e circa 150.000 infortunati che poi hanno bisogno di assistenza per tutta la vita naturale durante. Parliamo di circa 3.300 morti per incidenti stradali e 160.000 feriti gravi, 160.000 persone che poi avranno problemi di deambulazione, non potranno lavorare bene. Facciamo interventi su queste problematiche, questi sono veramente i problemi da assistere e non queste cazzate assurde di questa fantomatica epidemia che non esiste, che esiste solo per le tasche delle multinazionali del farmaco, che costano allo Stato italiano, non ai cittadini direttamente, ma attraverso l'esenzione fiscale 40 miliardi, parliamo di 40 miliardi di soldi buttati al vento. Ho finito.